Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Amen. Judica me, Deus, et discerne causa mea vivente non santa. Abomine iniquo et doloso, ergo me. Quia tu est Deus, constituto mea, quae me redivisti et quae me redivisti in cielo, cum adivisti in cielo. Venite luce in tua, et veritate in tua, medissa me de luxerunt, et ad luxerunt in monte in sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introduco ad altare Dei, ad Deum qui redivisti ad juventud mea. Confitemur tibi incitara Deus, Deus meus, quale tristis es anima mea, et quale concurbas me. Spende meo, fone amatu comi pecorini, santare cultus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ad altare Dei, ad Deum qui redivisti ad juventud mea, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Confiteor Deo onnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Giovanni Battista, santis apostolis Petro et Paolo, omnibus santis et vobis crapes, quia peccavi inis cotidazione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos frates, orare pro me, al Dominum Deum nostrum. Miseriarum tuum impotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perduca te, amica eterna. Amen. Confio Deo onnipotenti, beate Maria sempre Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioanne Battista, santis apostolis Petro e Paolo, omnibus santis et tibi Padre, quia peccavi minis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego, beata Maria sempre Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioanne Battista, santos apostolos Petro e Paolo, omnes santos et Padre, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, primo et nobis omnipotens et misericors Dominum. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et flex tua veritabilis Dei. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Exaltare tua nobis. Domine exaudi orazione mea. Dominus vobiscum. Et suscilio. Oremus. Kyrie eleison, Christe eleison,
atque peccatorum vinculis absolutos, ab omni nos adversitate custodi, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Epistole Beati Paoli Apostoli ad Corinthios. Fratres, si linguis omnium loquar et angelorum caritate mautem non habeam, factus sum velut es sonans aut cimbalum tiniens, et si abuero profetiam et noveri mysteria omnia et omnem scientiam, et si abuero omnem fidem, ita ut mondes transferam, caritatem autem non abuero, ni sum. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, caritatem autem non abuero, ni mi prodest. Caritas patiens est, benigna est, caritas non emulatur, non agit perteram, non inflatur, non est ambitiosa, non querique sua sunt, non irritatur, non cogit ad malum, non gaudet super iniquitate, con gaudem autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas nunquam est civit, sive profetie evacuabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enim cognoscimus et ex parte profetamus, cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Cum essem parvulus, loquebam ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando autem factum sum vir, evacuabitur eram parvuli. Videmus nunc per speculum in enimmate, tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum. Nunc autem manem te fides spes caritas, tria ec, maior autem orum est caritas. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualora io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho la carità, sono un bronzo risonante o un cembalo squillante. E qualora avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e se avessi tutta la fede al punto da trasportare le montagne, se non ho la carità, nulla sono io. E se distribuissi per sfamare i poveri tutti i miei beni, anzi, se donassi il mio corpo al fuoco, se non ho la carità, e nulla mi serve. La carità è paziente, la carità è benigna, non porta invidia, la carità non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, nulla fa di sconveniente, non cerca il suo interesse, non si irrita, non serba rancore per il male, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra del trionfo della verità. Tollera tutto, crede tutto, spera tutto, tutto sopporta. La carità non verrà mai meno. Invece, se sono le profezie, svaniranno. Se è il dono delle lingue, cesserà. Se è la scienza, diverrà inutile. Poiché possediamo la scienza e abbiamo la profezia in modo ben imperfetto,
E quando verrà ciò che è perfetto, l'imperfetto sparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino e da bambino pensavo e ragionavo, ma da che sono diventato uomo mi sono disfatto di ciò che era infantile. Ebbene, noi vediamo ora come in uno specchio, in un'ombra. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso io conosco imperfettamente, ma allora conoscerò appieno come sono conosciuto. Al presente rimangono quindi queste tre cose: la fede, la speranza, la carità. Ma tra queste la più grande è la carità. Deo, grazie. Tu es Deus qui facis gravidia solus, notam fecis tingentibus virtutem tuam, liberasti in braccio tuo populum tuum, filius Israel et Joseph. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letizia, entrate in conspectu eius in exultazione, scitote quod Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos, et non ipsi nos, nos autem populus eius, et oves pasque eius. Scritta sunt per profetas de figlio omnis. Tradetur enim gentibus et iludetur, et flagellabitur, et postuetur, et postquam flagelladerint occident eum, et tertia die resurgent. Et ipsi nilorum in te deserunt, et erat verbum istud absconditum abeis, et non intelligebant quae dicebantur. Factum est autem cum a propinquare Hierico cecus quidam sedebat secus viam mendicans, et cum audire turbam pretereuntem interrogabat pilocres, diserunt autem ei quod Iesus Nazarenus transire, et clamavit dicens Iesu fili David miserere mei, et qui treibant et increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis clamabat, vidi David, miserere mei. Stans autem Iesus, iussit illum adduci ad se, et cum propinquasse, interrogabit illum dices, qui tibi fit bis faciam, ati dedixit, Domine, ut videam. Et Iesus dixit illi, respice, fides tua te salvum fecit. Et confestim vivi te sequebatur illum, magnificans Deum, et omnis plebs ut vidit, dedi claudem Deo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé 12 e disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto quanto è stato scritto dai profeti a proposito del figlio dell'uomo. Sarà infatti consegnato ai pagani, schernito, oltraggiato, coperto di sputi, e dopo averlo flagellato lo uccideranno. Ma il terzo giorno egli risorgerà». Ma quelli non capirono nulla di tutto ciò. Si trattava per essi di un linguaggio occulto e non capivano ciò che veniva detto. E avvenne che, mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Si
sentendo passare la folla, domandò di che si trattasse. Gli dissero: passa di qui Gesù il Nazareno. Allora gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano innanzi lo sgridavano per farlo tacere, ma egli alzava la voce di più: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: che cosa vuoi che ti faccia? Quelli disse: Signore, che io veda. E Gesù: vedi, la tua fede ti ha salvato. All'istante quello ci vide e seguiva Gesù, glorificando Dio. E tutto il popolo, a tal vista, diede lode a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Un saluto a tutti quanti, carissimi fedeli, a voi presenti e a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa o ci seguiranno nelle prossime ore. Mi trovo a Roma, nella capitale, diciamo così, della nostra fede, vicino alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo. Da questa sede che il Signore ha scelto, vi saluto e vi do appunto, vi offro questa spiegazione, questa omelia, nella quinquagesima, siamo nella domenica quinquagesima, cioè 50 giorni prima della Pasqua. Ci stiamo proprio avvicinando ormai, e mercoledì prossimo è il mercoledì delle ceneri. È un tempo di scelte, un tempo di decisioni che vanno prese seriamente per migliorare il nostro cammino verso Gesù. Ecco, abbiamo sentito innanzitutto nell'Epistola il bellissimo inno alla carità. La carità soprattutto. Se anche parlassi le lingue degli angeli, ma non ho la carità, cosa sono davanti a Dio senza la carità? Perché anche i demoni, se vogliamo essere precisi, i demoni sanno fare delle cose strabilianti, molto più di tanti santi, però mancano della carità. Se avessi anche una fede forte, ma non ho la carità, anche lì siamo nello stesso discorso. I demoni sanno perfettamente chi è Gesù e credono in lui, nel senso che lo ritengono vero, reale, ne hanno paura anche, però non hanno la carità. Per essere con Gesù bisogna avere questa virtù, una virtù che non è necessaria solo qui sulla terra, ma sarà presente anche dopo per tutta l'eternità, è quella che ci accompagna, perché dopo la fede non servirà più. E le altre cose non serviranno, la speranza non servirà, perché vedremo con i nostri occhi e saremo a faccia con il Signore. Perciò l'unica cosa che serve veramente costruire è la carità di Dio naturalmente, non la caritas come è stata divulgata in questi ultimi anni, no, quella è un'altra cosa, è un altro discorso. Purtroppo hanno utilizzato il nome carità, che è cristiano, per far passare dei contenuti solamente umani, e diciamolo chiaramente, ci hanno presi in giro, ci hanno ingannati utilizzando i termini della dottrina cristiana per divulgare una religione umana, umana. Ma usciamo da questo discorso, diciamo che la carità è la cosa principale. Dio è carità. Se io sono vicino a Dio e assorbo la sua grazia, per forza il mio cuore deve riempirsi di amore. E con l'amore entra la fede, e con l'amore entra la speranza, le tre virtù più importanti di tutte. Ma cos'è questa carità
che nostro Signore Gesù Cristo vuole che abbiamo i cuori pieni di questa carità. Che cos'è la carità? Ed ecco che nel Vangelo San Luca ci presenta proprio il momento in cui il nostro Signore fa aprire gli occhi ai discepoli. I discepoli rimangono come storditi per il discorso che fa loro, non si aspettavano. Gesù parla chiaramente fuori dalle parabole e dice: stiamo andando a Gerusalemme e là mi cattureranno, verrò preso, verrò flagellato, sputacchiato, parla di queste cose, verrò preso in giro e poi mi uccideranno, ma dopo 3 giorni risorgerò. Questa è la carità, fratelli carissimi. Non ci sono altre parole per descriverla. Ciò che ha fatto il Signore. Noi ci ricordiamo di quello che ha fatto il Signore, certo, quando ascoltiamo il Vangelo, quando recitiamo il Santo Rosario e meditiamo i misteri, specialmente quelli della Passione, quando facciamo la Via Crucis, ecco, ci ricordiamo di ciò che ha fatto il Signore. Anche durante la giornata ci può venire in mente. Vorrei, carissimi fedeli, ricordarvi che nella Quaresima specialmente il ricordo della Passione deve essere frequente in noi, attraverso varie pratiche, ce ne sono tante, diverse, no? Ricordarci di ciò che ha fatto. Ma io credo che, certo, noi dobbiamo avvicinarci con la meditazione, con la riflessione, con la preghiera, ma credo che sarà lo Spirito Santo in noi, se vedrà questa disponibilità, a farci avvicinare alle sofferenze di Cristo. Una per una, davvero i santi le hanno proprio meditate. Ognuno si sofferma su una sofferenza diversa, perché il Signore lo ispira sulla corona di spine, perché il Signore lo ispira sul colpo di lancia. Era già morto, però lì è particolare quel colpo di lancia. Se uno lo ispira per la sofferenza della spalla, era San Bernardo che ha avuto questa rivelazione particolare, ma anche altri santi si sono soffermati su questo, sulle lacrime di Maria. Quanti aspetti della passione di Cristo sono veramente profondi, eh? Dicevo, sarà il Signore a far crescere questa carità nei nostri cuori, questa risposta d'amore, questa risposta di affetto. E se noi amiamo Dio, non possiamo non amare le anime per cui Lui ha dato tutto se stesso. Senza esclusione, amare veramente tutti. Questa è la carità. La carità è paziente, abbiamo sentito la descrizione, è benigna. Mi piace quando dice che la carità va insieme alla verità. Lo diceva anche Benedetto XVI in uno dei suoi primi interventi da Papa, aveva proprio messo in luce questo aspetto, va sempre accompagnata con la verità, non possono stare separate queste due cose. Il grande amore di Gesù cresca nei nostri cuori, cresca nei vostri cuori. Nello stesso tempo il Vangelo ci presenta il miracolo del cieco di Gerico, questo cieco che dice: figlio di Davide, abbi pietà di me, per 2 volte, e la terza volta dice: che io veda. Chiede al Signore Gesù il miracolo della vista, e questo della vista è il miracolo che Gesù ha fatto con la sua morte in croce. Ha ottenuto la vista per tutti gli uomini del mondo, non solo per quel cieco, ma l'ha ottenuta per tutti. Questa vista di cui noi abbiamo bisogno per vivere, per la vita di oggi e per la vita di domani, è la fede.
L'uomo vive nelle tenebre, gli uomini vivono nelle tenebre, noi a volte siamo ancora nelle tenebre. Quando ci allontaniamo dalla fede e ci lasciamo soffocare dalle difficoltà e perdiamo, ecco, la luce, diciamo, della fede. Anche noi siamo nelle tenebre. Anche noi abbiamo bisogno che il figlio di Davide venga a riportarci la vista. E l'ha fatto con la sua morte in croce. Che grande miracolo questo per tutta l'umanità. E allora è sufficiente che uno dica: figlio di Davide, abbi pietà di me. Vai, dice, la tua fede ti ha salvato. Capite che se vogliamo essere salvi dobbiamo avere quella fede lì. Dobbiamo essere consapevoli che siamo nella cecità, prima di tutto. Perché se uno non è consapevole, crede di vederci bene, è già fuori binario, eh? È già fuori binario. Consapevoli della nostra cecità radicale che deriva da Adamo ed Eva, da quell'atto di ribellione, di disobbedienza, di superbia, di orgoglio. Siamo nella cecità e finché non diciamo e ripetiamo per 3 volte, che è un numero perfetto per dire fino all'infinito, ecco, con tutto noi stessi: Gesù, abbi pietà, dammi la tua luce, e noi vedremo, saremo nell'amore, saremo nella fede e avremo davanti, ecco, l'eternità, come ci ha detto queste preghiere, queste letture. Volevo però fare un accenno in questa messa per il problema che ci sta interessando tutti in questi giorni, ed è quello del virus, del coronavirus, che si sta diffondendo e sembra a ritmo esponenziale, ecco, ha iniziato ma si sta allargando, e questo preoccupa noi cristiani. Noi che vogliamo credere in Dio, come dobbiamo vedere questi avvenimenti? Intanto per noi è chiaro, perché ci stiamo preparando agli ultimi tempi, ed è chiaro che questo fa già parte dei castighi. Questo è un assaggio, è un inizio, forse è l'inizio della grande purificazione vera e propria. Allora possiamo, certamente noi come esseri umani, come fanno tutti, dobbiamo preoccuparci dal punto di vista sanitario, quali precauzioni prendere, questo è ovvio, è la prudenza, è la virtù della prudenza, però siamo anche cristiani e sappiamo che i castighi sono permessi da Dio. Potremo evitare questo? Se lo vuole il Signore, perché questa è l'estrema ratio, l'ultima possibilità perché le persone si risveglino dal loro torpore e si convertano a Lui e ritornino a Lui, se questo è lo strumento, se questo è il mezzo, potremo pregare finché vogliamo perché si fermi il virus, ma se questa è l'ultima possibilità, il Signore lo permetterà. E allora noi cristiani cosa dobbiamo fare? Mettere ogni forza nostra per la nostra conversione e pregare per la conversione delle persone. Per questo bisogna pregare. Perché se le persone impareranno la lezione, non serviranno altri castighi. E il castigo si abbrevierà e finirà. È tutto qua. Il motivo è questo. Il Signore non gode di queste cose. Ma se le usa è per la conversione, è per il ritorno a Lui. Per questo bisogna pregare e per questo soprattutto impegnarsi.
non ne verranno più di castighi, se l'umanità, se la società, le persone capiranno che solo in Gesù Cristo c'è salvezza, se lasceranno tutto il resto, se impareranno la lezione. Ma cosa devo fare ancora con questo popolo? Dice il Signore. Se si legge il profeta Isaia, c'è una bellissima pagina: sono ridotti malissimo e ancora non ritornano a me. La testardaggine, la cocciutaggine, cosa dovrò fare, come dovranno ridursi? Questo è quello che noi cristiani dobbiamo cercare di capire. Bene le misure, le precauzioni, tutte queste norme importanti, ma sappiamo che l'origine è questa, la causa è questa. Quindi, carissimi fedeli, ci troviamo vicini alla Quaresima e pensiamo già, programmiamo già nella nostra mente come trascorrerà nel migliore dei modi, che la Madonna ci accompagni, perché ogni nostro atto sia veramente un atto gradito al Signore in questa Quaresima. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
orate, fratres, et meum ad vestrum sacrificium acceptabile sia sacrificium patrem omnipotentem. Suscipi ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitate quoque nostra, potitue et exsalate. Amen. Thank you.
peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Amen. Oremus, precepti salutari vostronis, in divina istituzione formati, audemus, dicere, Padre nostro, omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Domine non cum dignus. Domine non cum dignus. Domine non cum dignus. Confite ora te omnipotenti, beate Maria sempre Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, santi apostoli Pietro e Paolo, omnibus santis et divi Pater, quia peccati dimi sollicitazione per quei opere, mea culpa, mea massima sua. In Dio prego, beato Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, santi
Maestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericord Dominum. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non supplicio, 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 già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te, non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Così sia. Thank you.
manduca verunt e saturati sunt nimis, et desiderium eorum autoriteis Dominus, non sunt praudati a desiderio suo. Dominus vobiscum, et tu spirito tuo, orem. Quesumus omnipotens Deus, ut qui celesti alimenta percepimus, per ecce contra omni adversa muniamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spirito tuo. Ite missa est. Dea gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spirito tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Deus, Domine. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium deliveret de lumine, ut omnes credere per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium deliveret de lumine. Erat lux vera, quae illumina omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui, eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, debit eis potestatem filios Dei fieri. Is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus neque, ex voluntate carnis neque, ex voluntate viris, et ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo